carta del 2012-2013, viene indicato come 166 procedure sono state definite, diciamo così, incomplete o incongruenti. E oltre al fatto che ci siano stati anche 140 affidamenti diversi, quello che questo lei prima diceva come, diciamo, il modo peggiore per dare gli affidamenti. Con la conclusione che, come è scritto, che i dati pubblicati non sono qualitativamente sufficienti a fornire il quadro esaustivo e coerente con l'attività istituzionale svolta da infrastrutture lombarde. Inoltre, essendo questo accordo, risulta come non sia stato applicato il patto di integrità con i materiali contatti pubblici regionali, non sono state applicate le linee guida per sulla trasparenza e la tracciabilità e non è stato correttamente adeguato il modello organizzativo 231. Alla luce di questo rapporto, noi vorremmo sapere come si sta muovendo ANAC in relazione appunto alla infrastruttura lombarda, che appunto gestisce gli appalti pubblici del SIRE lombardo, soprattutto in questo periodo in cui non sono ancora stati individuati i vertici di questa struttura lombarda. Altra domanda, noi vogliamo più che una domanda, una sua opinione. Noi abbiamo depositato un progetto di legge in tema di lotta alla corruzione qua in Regione Lombardia, nel quale all'articolo 11 chiediamo, in relazione proprio alla legge 190 del 2012, chiediamo che non solo la parte amministrativa del Consiglio regionale, la Giunta Lombarda, la Giunta della Lombardia debba redare il piano triennale di prevenzione della corruzione, ma noi chiediamo che lo facciano anche i partiti politici, anche i gruppi consigliari eletti in Consiglio regionale, quindi diciamo un passo in avanti rispetto a quello che viene applicato normalmente. Cosa ne pensa di questo, visto che appunto la corruzione deve essere prima di tutto combattuta a livello dei movimenti politici? Grazie. Dottor Cantone, prego. Sì, grazie. Spero di riuscire a rispondere compiutamente. Volevo dire che molte di queste domande richiederebbero ognuna un lunghissimo seminario. Proverò a rispondere, diciamo, soprattutto se ad oggi mi pare 63 tentativi antimafia. Un numero di tentativi antimafia che credo non fosse stato emesso complessivamente in tutta l'Italia settentrionale, a dimostrazione che quando si scende in campo con sistemi di controllo che sono particolarmente approfonditi, il tema delle infiltrazioni antimafia, le infiltrazioni antimafia vengono scoperte. Forse però, diciamo, quel meccanismo di essersi concentrati troppo su, per quanto riguarda le vicende, diciamo, delle infiltrazioni mafiose, ha fatto un po' distrarre rispetto ad altri rischi che c'erano state. Infatti le vicende che sono emerse in Expo non sono assolutamente paragonabili a quello che per esempio stanno emergendo oggi a Roma, che si tratta di vicende di corruzione pura che non hanno visto meccanismi specifici di rapporti con la mafia. Meccanismi di corruzione pura forse avrebbero potuto essere in parte diciamo evitati attraverso l'innalzamento dei meccanismi di trasparenza, meccanismi di trasparenza di cui poi parlerò quando tratterò specificamente questa vicenda, avrebbero potuto essere evitati per esempio anche introducendo un enorme numero di debiti. Abbiamo detto prima dell'affidamento diretto che è stato fatto CIFU. Non dimentichiamo che Expo è in assoluto la stazione appaltante che può utilizzare il più alto numero di deroghe, credo di ogni tempo, 85 norme del codice degli appalti possono essere derogate. Devo dare atto ad Expo che sta utilizzando, soprattutto dopo il 24 giugno, perché di quello io conosco pochissimo, non tantissimo le deroghe, ma quelle deroghe hanno portato sicuramente un abbassamento del livello, diciamo, di controlli e non certo un innalzamento dei livelli di controllo. Quindi io credo che la politica certamente può fare moltissimo, ci sarebbe da chiedersi, io non conosco bene i fatti, sono intervenuto dopo, perché una grande opera che si sapeva di dover essere fatta fin dal 2007 ha visto i lavori cominciare solo dal 2012, ma questo devo dire sono risposte a cui potete dare, cioè domande a cui potete dare risposte molto più formidabili. Questo credo deve fare la politica. Io credo che un sistema di opere pubbliche con un timing certo
con il rispetto di regole che non cambiano in corso di opera e soprattutto con un livello elevatissimo di trasparenza, renda molto più difficile la corruzione. Se voi mi chiedete se questo impedisce la corruzione, assolutamente no, ma la rende più difficile. Un tasso di corruzione è inevitabile, ma quanto più si alzano le barriere, tanto più diventa difficile. È una mia opinione. Quando il whistleblower è obbligatorio, io credo che il whistleblower sia già obbligatorio, lo prevede la legge, ogni amministrazione deve dotarsi obbligatoriamente, lo prevede il piano dell'anticorruzione. Sui piani anticorruzione tornerò perché è un problema di cui dovremo dire. Mi piace dire qualcosa sui sistemi standardizzati di cui veniva detto, ovviamente io lo intendo in altro contesto. Io credo che un altro degli strumenti fondamentali per poter vincere la corruzione è quello di poter lavorare bene sui bandi. Questo è un compito che come autorità nazionale anticorruzione noi abbiamo ereditato dalla vigilanza contro gli atti pubblici, che dobbiamo svolgere in modo molto profondo, quello dell'individuazione fatta bene dei bandi tipo. Io sono convinto che un bando tipo scritto bene e che sia obbligatorio per le stazioni appaltanti rappresenta uno strumento di lotta alla corruzione molto più di mettere 10 finanzieri a controllare gli appalti. Ovviamente i bandi tipo devono essere scritti bene. Soprattutto bisogna vincolare le stazioni appaltanti ad adeguarsi, perché se noi facciamo il bando di tipo e poi le stazioni appaltanti non si adeguano, diventa davvero difficile stabilire qualunque cosa. Rispondo poi alle altre domande in ordine. Vieta la maltata. Io non sono assolutamente d'accordo con la prova, tutto sommato, che sia un segnale di illegalità. È giusto il contrario. L'azienda Maltano sta lavorando, nel senso che stanno lavorando le maestranze, ma gli utili di questa attività sono completamente messi accantonati perché per quella norma esiste un sistema. Attenzione, l'azienda Maltano attraverso il commissariato sta perdendo fior di quattrini perché per la prima volta quella legge, quel decreto legge Maria, ha stabilito un principio di civiltà. Gli amministratori non li paga lo Stato, li paga l'azienda. E questo è un danno che sta avendo la società Maltano, così come sta avendo un danno per la presenza di soggetti occhiuti che stanno all'interno della società. Non si possono fare le riserve, le varianti come si facevano fino al giorno prima. Ci sono due soggetti che rispondono ad un pubblico ufficiale e sono anch'essi pubblici ufficiali. Io credo che il commissariamento sia stato una chiave di volta positiva nella lotta alla corruzione. Nel caso di specie, se si fosse dovuto ricominciare quel lavoro, la cui utilità io non esprimo valutazione, non mi interessa, non è compito mio, se si fosse dovuto ricominciare quel lavoro, nella migliore delle ipotesi si sarebbe riappaltato nel 2016 con i tempi del codice dei contratti. Non si è perso un giorno, si è sottratta la gestione dell'azienda alla Maltavola, si sono nominati due commissari e dal punto di vista economico si consentirà di operare attraverso la confisca sugli utili della Maltavola. Quella è una norma di civiltà, diciamolo con chiarezza. Poi può piacere, non piacere, esistono strumenti migliori, sicuramente, ma quello io credo è uno strumento efficace, nel senso che il commissariamento ben fatto è una punizione enorme. Facciamo per ipotesi che avessero revocato l'appalto e un TAR avesse stabilito la sospensiva, cosa che diciamo capita purtroppo molto spesso, perché le valutazioni della sospensiva sono collegate al danno, non soltanto al fumus proius, ma Maltavola avrebbe finito i lavori prendendosi tutti gli utili dell'attività. Questo non avverrà, e non avverrà grazie al commissario. Portale Ex, ha ragione, assolutamente ragione. Però io vorrei dire una cosa, diciamo, prima di tutto, io ho precisato dal 24 giugno 2014, noi abbiamo preteso Open Expo. E attenzione, abbiamo preteso Open Expo, malgrado la legge non lo prevedesse, perché non vorrei fare, diciamo, quando si fa queste questioni giuridiche, sempre di quello che fa sempre l'avvocato, io non ho mai fatto, cioè io adesso facevo il pubblico ministero, anche se ho un grande rispetto per gli avvocati. Ma la legge, diciamo, in materia di società pubbliche è previsto un criterio di trasparenza completamente diverso rispetto a quello degli enti pubblici. Nel senso che alle società pubbliche si applica non il decreto 33 del 2013, che è quello che stabilisce la trasparenza vera,
ma gli altri commi, da mi pare da 15 a 32 della legge 190, che prevedono criteri di trasparenza molto più attenuati. Su questo punto noi proprio in questi giorni stiamo provando con una convenzione col MEF a imporre alle società pubbliche lo stesso livello di trasparenza, perché quella è una norma sbagliata. Se volete che ve la dica tutta, le società pubbliche sono uno strumento di corruzione molto maggiore rispetto agli enti pubblici, però quella è la norma. Noi abbiamo preteso, e Expo ha accettato, che nel sito di Open Expo venisse rispettato il decreto 33, non la legge 190. E questo è avvenuto per tutti gli altri dal 25 giugno in poi. Proprio oggi, neanche a farlo apposta, noi abbiamo mandato un primo rapporto di controllo sul rispetto di Open Expo con qualche rilievo, e soprattutto abbiamo chiesto ad Expo di implementare i dati precedenti. Expo ci dice che ci sono una serie di problemi di carattere burocratico, obiettivamente vero, ma noi speriamo entro fine di Expo di poter avere i dati di quel periodo che lei dice, perché pure a me qualche sospetto mi viene, però lo verifichiamo, io sono abituato a ragionare sui fatti. Quanto all'albo pretorio, io non so che cosa viene pubblicato sull'albo pretorio del comune, posso dire una cosa, io eliminerei l'albo pretorio. L'albo pretorio è espressione di una cultura del 1800. Noi dobbiamo partire dall'idea che quel che oggi conta è l'accesso civico. Con il decreto 33/2013 noi abbiamo fatto una rivoluzione culturale, non più gli atti solo a chi ha interesse, ma gli atti a tutti i cittadini, i quali attraverso il click dovrebbero, non funziona ancora del tutto così, dovrebbero poter acquisire l'informazione direttamente dal sito amministrazione trasparente. Fatemi dire che su questo moltissime amministrazioni lo stanno facendo. Quell'albo pretorio, io sono andato qualche volta nel comune del mio paese, non ho mai trovato nulla, perché poi si viene attaccato la delibera successiva sopra. L'albo pretorio comunque è una bacheca, e allora per quanto mi riguarda l'albo pretorio possiamo anche buttare, non serve a niente. Quello che è importante è che tutto sia inserito nel sito amministrazione trasparente, perché quello è il controllo vero democratico che si può fare sugli atti della pubblica amministrazione. Quanto alle questioni sulla nomina del coordinatore Expo in città, l'ingegnere, con esempio la CEDA di cui non so nulla, i nostri controlli riguardano gli atti dell'Expo e di quelli rispondiamo. L'albero della vita. Guardi, sull'albero della vita ci sono una serie di problemi. Credo che sia stata una delle vicende che più ci ha, diciamo, inquietato, nel senso che ci sono state una serie di opacità soprattutto nella fase iniziale. Nella fase iniziale alcune delle vicende sono, diciamo, non possono essere riferite, ma non per ragioni di trasparenza, perché è giusto che una serie di vicende siano chiarite poi nelle sedi anche più opportune. Una serie di opacità che riguardavano soprattutto i rapporti che c'erano, e questo si può dire con chiarezza, fra il padiglione Italia e il consulente artistico, perché io credo che fosse quantomeno caratterizzato da un rapporto di conflitto di interessi, un consulente artistico che lo faceva a titolo gratuito e poi si faceva pagare un compenso particolarmente elevato che è il concert dell'arte e della musica. Siamo parlando di 2 milioni di euro. Anche io vorrei fare il mio lavoro di presidente dell'ANAC gratis se qualcuno mi dà 2 milioni di euro. Detto questo, voglio dire, al di là dello scherzo, anche per sdrammatizzare, tutta questa vicenda è stata chiarita, sono state messe regole ferre che riguardavano anche questo aspetto specifico. Si è preteso nel bando una cosa che non è prevista in nessun bando, che nessuna società, neanche lontanamente ricollegabile a questo signore che svolgeva il ruolo bravissimo di consulente artistico, possa partecipare alla gara. Io credo che è stato stabilito un livello di trasparenza che non è previsto in nessuna gara. Poi se l'albero della vita è bello, se l'albero della vita è brutto, se sia utile, no, non è competenza dell'autorità nazionale anticorruzione. Io posso affermare con assoluta certezza che su quel bando abbiamo fatto un lavoro rendendolo un bando fra i migliori possibili. Ovviamente teniamo conto qual è l'oggetto del bando, perché così come era stato pensato all'inizio, probabilmente quelle opere messe a bando nel mondo, perché non doveva vincere un'impresa italiana, lo poteva vincere un'impresa. Abbiamo preteso espressamente
che quelle opere potessero essere garantite da almeno 8 operatori mondiali che saranno espressamente invitati alla gara. Io credo che questo sia un livello di trasparenza elevatissimo, del resto non mi interessa. Sulla questione dei commissariamenti penso di aver già detto, io credo che il commissariamento rappresenti il modo migliore di tutelare la legalità. Onestamente non so dire nulla sulla vicenda delle esondazioni, mi pare anche una vicenda specifica. Noi sugli appalti ovviamente possiamo svolgere un meccanismo di vigilanza anche preventiva, lo stiamo facendo su moltissimi appalti che non sono solo quelli dell'Expo, che sono anche a volte vicende meno note, ma su cui lavoriamo. Certo, se volessimo lavorare come abbiamo lavorato per gli appalti dell'Expo, per tutti gli appalti, credo che ci vorrebbe un numero di soggetti, una serie di forze in campo che ovviamente sono assolutamente impossibili, però fatemelo dire. Il punto vero non è quello, diciamo, di pensare che si debba controllare ogni cosa, il punto vero è quello di creare meccanismi di responsabilizzazione, meccanismi di controllo che siano in grado di funzionare a regime e non meccanismi di controllo che siano capaci di funzionare semplicemente, diciamo, ex post, dopo che si verifichino fatti di un certo tipo. E mi avvio tendenzialmente a conclusione. Il controllo. Sul controllo mi piacerebbe parlare per ore, perché io credo che per troppo tempo questa parola è stata considerata al pari di una bestemmia. Si sono eliminati, si è smantellati.